Mister, 4-0, direi meglio di così non poteva andare il debutto, anche se c'è stato primo tempo un po' contratto da parte della squadra, no? Forse anche il campo pesante ha influito, ma la prima, mi diceva, è sempre una partita strana. Ma l'inizio un po' un tratto, l'inizio sì, i primi 10 minuti, 15, un tratto, perché la squadra era abituata a giocare scioltezza nell'amichevole, avevo detto ieri, era la prima gara ufficiale, perché se avevamo giocato in Coppa era già diverso. Nell'amichevole ha visto scioltezza, invece oggi si è visto nella base della squadra, perché che se ne dica, è una squadra giovanissima, è una squadra che non ha marpioni, un campionato e campionato sulle spalle, eccetto due o tre. La base è giovanissima, visto anche oggi abbiamo giocato una quota in più e purtroppo la prima gara si è fatta sentire con questo spettacoloso, bellissimo pubblico in seguito, la squadra è iniziata contratta, poi però siamo usciti anche il primo tempo, la fase finale, la seconda fase di primo tempo, non mi ricordo un'azione di loro, poi il secondo è chiaro, il secondo poi, ah giusto, ma poi con un'ottima opposizione a parte loro nel primo tempo, e si sapeva era una squadra buona, non a caso aveva eliminato Grosseto e Gavorrano in Coppa, poi alla distanza però, ecco, alla distanza ci siamo sciolti, si è vista la differenza. Assolutamente sì, direi che comunque come atteggiamento la squadra da subito ha dato prova di voler interpretare quello che è un po' il suo pensiero, no? Di giocare nella metà campo avversaria, di tenere il possesso, e comunque le occasioni non sono mancate. No, è chiaro, potevamo fare anche più gol nel primo tempo, però ecco, il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno retto bene, il secondo è chiaro, dopo il secondo gol si è vista la nostra forza, però continuo a ripetere, campionato è un'altra cosa, dice, ha fatto una partita straordinaria in squadra di C, sì, però con la scioltezza, oggi per esempio sintetizzerei con tutti quei passaggi indietro ai portieri da metà campo. Non le sono piaciuti? Io non me ne ricordo nemmeno uno nella mia voli di passaggi indietro ai portieri, certamente. Sono indicativi. Senta, ci sono tante note positive oggi, c'è una cosa su cui ancora la squadra deve migliorare che ancora non ha messo a punto nel modo giusto? Ma forse l'autoconsapevolezza. Spero, ecco, il risultato di oggi ci aiuti in questo. Capisco tutto, no? Prima giornata, trasferta, squadra avversaria brava, però cioè, se inizio un tratto in quel modo evidentemente non ho una piena autoconsapevolezza di me. Speriamo che questo risultato ci aiuti in questo senso. Un'ultima cosa, visto il pubblico alla fine, bello spettacolo, l'aveva detto anche ieri, oggi forse ancora di più. Aspettavo troppo bello davvero, sono stati fantastici.